partita, anche questa seconda finale allievi maschi della Messana. Poi partita regolarmente la batteria. Con la squadra di Spinea in testa, scusate, batteria alla finale, con Spinea davanti a... Attenzione, c'è una caduta per un atleta del San Giorgio delle Pertiche, è caduto un atleta della squadra di San Giorgio delle Pertiche, che quindi immagino si siano completamente rialzati, mentre continua Spinea. Con la squadra di della Menzana, più indietro il Brianza in line, e ancora Spinea con Menzana, torna sotto il Brianza approfittando di un leggero rallentamento delle formazioni che lo precedono. Ora in meno 10 nuovamente cerca di allungare Spinea. Ancora la squadra di Spinea in testa con la Menzana. Ora Spinea al cambio, Menzana ai meno 8, chiude ancora la squadra di Spinea. Una bellissima gara tra queste due formazioni che si sono ormai staccate rispetto alle altre, vanno a cercarsi per il cambio che avviene praticamente all'unisono. Siamo ai meno 6, ancora due giri quindi per tutti gli atleti, i frazionisti delle squadre. Ancora Spinea che cerca ora di forzare con i due frazionisti. Eccolo qua, sono i due junior nella squadra, Morelli e Gobbato. E ancora Spinea, ormai ha allungato, direi che i giochi, se non succede nulla di particolare, sembrano fatti. Ed eccolo l'ultimo cambio della squadra di Spinea, ormai hanno molto vantaggio, ed è la squadra veneta dei pattinatori di Spinea, si volta, controlla, ed eccolo che si presenta sul rettilineo d'arrivo davanti alla Menzana e poi al Brianza. Avevano ripreso poi gli atleti del Skating Club di Pertichese,